Fausto Gresini, ciao. Il team manager più felice di domenica passata, quella di Aragona, perché insomma hai fatto terzo e quarto giocandoti la vittoria in Moto 3 con Bastianini e Di Gian Antonio, hai vinto in Moto 2 con San Luis e hai fatto il miglior risultato nella storia dell'aprile in Moto GP, nono e decimo, per cui insomma, infatti c'hai la faccia contenta. Abbiamo fatto un weekend fantastico, dalle prove, in realtà due pole position già in Moto 2 e Moto 3, è un bellissimo Q2 con Stefan Bradl in MotoGP, quindi poi i risultati della domenica, una domenica sofferta, però veramente per me da 20 anni che sono qua è la migliore domenica che ho vissuto come complessivamente, sportivi complessivamente. Poi, ovviamente. Voglio dire, tu hai fatto anche delle primi, in 500 con Barros hai vinto, sì. Beh, con Barros non abbiamo vinto, però prima stagione abbiamo fatto un terzo posto nella prima stagione, che eravamo veramente in quattro gatti. Oggi siamo un team affermato con tante persone, con un'organizzazione dietro, invece quando siamo partiti eravamo quattro pellegrini che avevano assetati di risultati con una gran volontà, ma in realtà in mano nulla, quindi abbiamo solo dei buoni propositi. Dei buoni propositi, come si vede, si può fare qualcosa anche di bello, di carino. L'importante è crederci, l'importante è sentirlo dentro, avere quello spirito di competizione che ti accompagna, che ti porta poi avanti con i risultati nella vita. Insomma, comunque, sono male che vada, nel tuo team, due mondiali li ha vinti tu, no? Per cui. Beh, due io e due miei piloti, quindi ne fanno quattro, ma noi vorremmo fare tanto di più, crediamo di aver fatto. Scritto tante pagine di motociclismo, però ancora dobbiamo fare. Bocca al lupo, ce n'è ancora voglia tanto. No? Sì. Devo andare in pensione non ci andrò mai. Una vita davanti. Poi tanto la pensione da quelli come te la danno mica più, no, sei troppo giovane. Non la voglio nemmeno. Ciao. Quindi, ciao.